Il Cesena, invischiato nella zona bassa della classifica, era sceso a Lecce con la chiara intenzione di difendersi e strappare almeno un punto. Non solo la classifica ha indotto Cadè alla tattica prudenziale, ma anche lo schieramento di emergenza al quale è ricorso per l'assenza di ben quattro titolari. Per quasi tutto il primo tempo la difesa ad oltranza del Cesena in maglia bianca ha avuto buon gioco. Il Lecce, ormai demotivato in questa fase finale del torneo, ha giocato al piccolo trotto e le sue manovre si interrompevano al limite dell'area romagnola. Al 42esimo Magistrelli veniva stretto al limite dell'area. Mentre l'altra punta leccese, Loddi, si apprestava al tiro, Cannito calciava a sorpresa e batteva Piagnerelli. Nella ripresa lo svantaggio costringeva Cadè a cambiare tattica e il Cesena si spingeva pericolosamente all'attacco per rimontare. Zagati e Valentini andavano vicini al pareggio. In altre occasioni gli attaccanti del Cesena mancavano di lucidità nelle conclusioni. Il Lecce, pago del vantaggio, cercava di chiudere i corridoi alle manovre avversarie, alleggerendo a sua volta il gioco con azione di rimessa. Proprio su contropiede, con il Cesena tutto sbilanciato in avanti, a 4 minuti dal termine il Lecce ha trovato la rete del raddoppio. Lanciato da Loddi, Magistrelli superava in slalom tre avversari e sull'uscita del portiere Piagnerelli con un pallonetto metteva in rete.